Ambulanti in presidio davanti alla prefettura di Cuneo contro le liberalizzazioni del governo Monti. Una delegazione dei venditori del mercato ha incontrato a porte chiuse il prefetto per ribadire il no della categoria alla direttiva Bolkestein, che rischia di far finire le aree mercatali sotto la gestione di privati, e no alle aperture festive indiscriminate. Siamo qua davanti alla prefettura per protestare fermamente contro una direttiva europea che vuole espropriarci del nostro lavoro dopo secoli, forse uno dei mestieri più antichi del mondo, e vogliono portarci via questa nostra attività per darla non si sa bene a chi, alle società per azioni o alle multinazionali del commercio o non si sa a chi. Fatto sta che dal 2009 noi siamo qui in attesa di una risposta dal governo. La regione Piemonte, che aveva tentato di risolvere il problema, ha avuto impugnata la sua legge regionale fatta per tenerci fuori da questa direttiva. Sembrava che tutto rientrava, è cambiato governo, non sappiamo più nulla, nessuno ci dice nulla. Il risultato è che 178.000 famiglie che esercitano il commercio ambulante vi è una situazione di blocco totale della propria attività, perché non si vende più, non si affitta, non si investe, non si cambiano le tende, non si cambiano i furgoni, perché non si sa che futuro avrà questa attività. Gli ambulanti contestano le liberalizzazioni che potrebbero portare, dicono, alla cessazione di attività esistenti. Oggi in Piemonte ci sono oltre 6.000 posteggi liberi che nessuno vuole. Per una perversa interpretazione della normativa, sostengono gli ambulanti, allo scadere delle concessioni bisognerà restituirle ai comuni, senza alcun indennizzo. Le amministrazioni faranno un'asta e le daranno al miglior offerente, cioè a società capitali. Secondo i rappresentanti della categoria, si tratta di un vero esproprio legalizzato.